un'altra immagine del nostro Federico III allo scrittoio all'interno di Villa Zilio. Questa è la stanza di cui c'è scritto in tedesco Das Zimmer in welchem die Operation Kaiser Friedrichs des Dritten stattfand, in cui ha avuto luogo l'operazione di Federico III. Per cui in questa stanza al pian terreno, perché sapendo che doveva arrivare con tanto personaggio la signora Granvalle, Madame Granvalle, decise lei l'arredamento, perché presero in affitto la villa dalla vedova signora Granvalle, e la signora Granvalle decise di affittare a cotanto personaggio la sua villa, l'arredò e fu predisposto un ascensore, perché per problemi di salute magari poteva avere fatica a fare gli scalini, allora c'era l'ascensore, uno dei primi ascensori montati in Italia, fu proprio installato a Villa Zilio. Questa comunque al pian terreno, la stanza dove avvenne l'intervento alla gola, alla trachea, un intervento di tracheostomia, e poi lui parlava con una cannula. Anzi, non parlava, respirava con una cannula, perché non poteva parlare, si esprimeva a gesti o scriveva punti su un foglietto. Quindi anche il dolore di quest'uomo, la malattia, ma un uomo destinato a diventare imperatore che non ha la facoltà di parola, è uno smacco, un mezzo imperatore, cioè un imperatore che si esprime a gesti o che scrive gli appunti sui fogli. Avete letto? Bisognava decifrarlo così, interpretarlo così, poverino. Sempre dall'Alfredo, dall'archivio di Alfredo Moreschi, questa immagine tratta da un giornale dell'epoca, l'intervento chirurgico in questa stanza di Villa Zilio, 5 chirurghi, i migliori medici del tempo, questo qua è il famoso Morel Mackenzie, il medico di fiducia di Sua Maestà, la regina di Gran Bretagna, Vittoria, e senza infermieri, fecero tutto loro. Addirittura Morel Mackenzie aveva consigliato in un primo tempo di non praticare alcuna anestesia, perché aveva letto che con l'anestesia aumentava il rischio di mortalità, ma poi i medici tedeschi dissero no, qui bisogna in qualche modo sedarlo, e se no soffre troppo. Fu anestetizzato con ghiaccio e cocainizzazioni, così riportano gli articoli ho consultato. Quindi Corso Italia per alcuni anni è stato chiamato via Imperatrice Federico in onore della vedova di Kaiser, che ha alloggiato col suo seguito, con le sue damigelle, presso l'hotel Angst di Bordighera, che era un albergo, uno degli alberghi più in dell'Italia e di mezza Europa di allora. Anche se il nome non è molto bello, perché Angst in tedesco vuol dire paura, l'hotel paura, ma d'altra parte l'imprenditore svizzero si chiamava Angst.